Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire. E finalmente abbiamo scelto l'auto per noi. The Villa Auto. Auto, moto e fuoristrada. Centro commerciale Azzurro, Sassari. The Villa Auto. La scelta giusta. 5 soldi, 5 soldi, non li spendere tutti tu. È l'effetto dell'estate, 5 soldi, balla tu. 5 soldi, 5 soldi, sotto il sole ci sei solo tu. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Ventunesima edizione di Olimpiadi di quartiere, noi siamo qui a Latte Dolce, siamo in compagnia di Don Antonio, con il quale partiremo con questo viaggio per conoscere meglio queste Olimpiadi che quest'anno comunque faranno arrivare anche persone da fuori, so dalla Spagna, dalla Francia, da Ajaccio, da Londra. Intanto buongiorno, ben trovato. Buongiorno anche a te carissimo Paul. Come al solito viene a scocciarmi in queste circostanze, ben volentieri la colgo, la sua scocciatura non scoccia mai. Un bisticcio di parole per dire che sono contento. Bene, ecco. Anche noi siamo contenti. Ancora una volta credo che state facendo tanto, sia voi come chiesa che i laici, per far sì che comunque il Latte Dolce viva nel modo migliore. Certo, comunque io sono soltanto una piccola mente, il grande braccio, le grandi braccia, ma le grandi menti sono specialmente dei laici, senza di quali non potremmo fare niente. Assolutamente, poi avremo modo di parlare anche con loro. Certo. Ma lei mi racconti, intanto in questa 21esima edizione, il ritrovarsi con tanti giovani messi insieme, so che sono quasi 400. No, sono più di 400, sono. E la cosa splendida è che noi incontriamo diversi atleti, chiamiamolo così, o atlete, con i loro figli. Praticamente la cosa si sta tramandando, come si suol dire, da padre in figlio. E a qualcuno di queste mamme, di questi papà, ho detto: ma lascia perdere, no Don Antonio, qua mi diverto e faccio divertire anche i miei figli. Ma poi i grandi danno una mano, cioè i papà, certo, le mamme dei loro figli, certo, poi danno una mano, perché sanno come funzionano comunque le Olimpiadi di, certo, quartiere. Ma quante sono le persone che partecipano a queste Olimpiadi di quartiere? Quanti ragazzi? Dunque, quest'anno siamo oltre i 450, ma abbiamo avuto appunto anche dei 750. C'è stato un momento di, come posso dire, di calo, ma credo che con l'avvento di queste Olimpiadi, che hanno come slogan al di là del mare, ci debba essere una ripresa, perché quest'idea che è nata in un piccolo quartiere, in una piccola città, possa diventare un'idea che va oltre il mare e quindi coinvolga ragazzi, sport di altre nazioni, in un periodo in cui lo sport veramente lascia desiderare. Noi la ringraziamo come sempre. Grazie. Io tiro via il disturbo. Sei splendido. Grazie, grazie. Ci vediamo, grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. La mossa, la mossa. Ti hai mangiato un gran mare di panna, è la sorte che ti accompagna. Ti hai mangiato la confettura, ogni male c'ha la cura. Ti hai mangiato i fiori di bosco, sei caduto dentro un fosso. Oi, 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 oi.
Nibari, il divertimento sotto le stelle. Sotto le stelle. Kiribar, il gelato, la musica, la professionalità. Ciao! Vi aspettiamo al Kiribar, centro commerciale Riviera di Sorso. Ciao! Olimpiadi di quartiere, siamo in compagnia di Gavino Secchi, che è il coordinatore di queste Olimpiadi di quartiere, che portano veramente tanti ragazzi a vivere insieme lo sport anche in un altro modo. Certo, perché lo spirito non è solo fare sport, come diceva anche Don Antonio, ma è farli incontrare in un momento di festa, in un momento di scambio di interessi, di opinioni. E tant'è vero che la manifestazione è arricchita anche da altre iniziative che vanno a completare la manifestazione Olimpiadi, e sono giochi, ad esempio caccia al tesoro, ci sono gli sport individuali che solitamente vengono trascurati e che invece noi vogliamo rivalutare, tipo la dama, tipo gli scacchi, tipo la PlayStation, mi hanno detto. Anche la PlayStation, certo, ciclocross e tante altre, la corrida, che è un momento in cui chiediamo di inventare qualcosa per vedere anche la loro capacità di creare, di inventare. Quindi un modo sì per conoscerli e per introdurli nel mondo dello sport, ma anche un modo soprattutto per creare aggregazione e far in modo che poi fra di loro si conoscano ancora meglio e possano confrontarsi non solo nello sport ma anche a livello individuale. Certo, questa è una palestra straordinaria secondo me, perché come sappiamo lo sport è un veicolo che può creare anche situazioni particolari, è una scuola di vita praticamente. Gli incontri che si fanno qui poi magari servono anche per ritrovarsi, anche per sposarsi, come diceva Don Antonio. E quindi noi siamo più che felici che si possa organizzare questa manifestazione in questo quartiere che, come tutti sapete, ha necessità di avere iniziative di un certo valore. E come diceva Don Antonio, quest'anno è stato fatto uno sforzo notevole per portare anche dei ragazzi da fuori, perché crediamo che con la cosiddetta globalizzazione sia necessario che si inizino anche a scoprire, a valutare, a interpretare esperienze di altre nazioni, che possono portare sicuramente un loro contributo per arricchire anche questa manifestazione. Bravissimo, noi siamo stati qua anche nella 20ª edizione, grande festa per il 20ª anno di lavori all'interno delle Olimpiadi di quartiere, questo è il 21esimo anno, noi naturalmente ci dovevamo essere anche quest'anno per continuare comunque a seguire i vostri lavori e ancora una volta a farvi i nostri complimenti per il tanto lavoro che state facendo, perché so che lavorate tutto l'anno affinché poi quando si arriva alle date delle Olimpiadi di quartiere si faccia sempre un lavoro migliore. Certamente, è così infatti. Grazie a voi. Arrivederci.
Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire.